Dopo aver definito in generale l'impedenza, vediamo adesso i tipi fondamentali della stessa, cioè per i tre componenti passivi lineari di base, quindi il resistore, l'induttore e il condensatore. Partiamo dal resistore. Resistore caratterizzato dal valore di resistenza R. Vediamo come sarà definita per il resistore la sua impedenza. In ogni caso, l'impedenza per la legge di Ohm generalizzata è definita come il rapporto fra il fasore della tensione e il fasore della corrente. Ovviamente, per il fasore di tensione intendiamo la tensione ai capi della resistenza. E per corrente, la corrente che scorre nella resistenza col verso entrante nel segno più della tensione. Cerchiamo questa relazione. Nel caso del resistore, questa relazione è semplicemente pari a R, cioè il rapporto fra il fasore della tensione, il fasore della corrente in un resistore ha come valore il valore reale R dato dal valore della resistenza in ohm. Quindi sarà, in questo caso, si tratta di un numero reale. Vediamo adesso che relazione c'è fra il fasore della tensione e il fasore della corrente relativi a un resistore. Se noi riscriviamo la nostra legge di Ohm generalizzata esprimendo la tensione come prodotto di ZR per I, avremo questo prodotto di numeri complessi dove z con r è semplicemente r, che essendo un numero reale a fase 0, e i possiamo esprimere col suo modulo, cioè il valore efficace della corrente, e con la sua fase che genericamente indichiamo con φ con i. Noi sappiamo che il prodotto dei due numeri complessi è dato dal prodotto dei moduli che ha come fase la somma delle fasi, quindi φ con i più 0 risulta uguale semplicemente al valore della fase φ con i. Quindi, siccome stavamo esprimendo V, fasore di V, che quindi sarà dato dal suo modulo V e dalla sua fase generica φ con V, abbiamo visto che sarà uguale a R per I fase φ con I. Quindi avremo che il modulo di V è uguale al prodotto dei moduli R per I, e che la fase φv sarà semplicemente uguale alla fase φ con i. Quindi, se andiamo a rappresentare sul piano di Gauss avremo che, se questo è il vettore rappresentativo della corrente I, questa è la sua fase φ con I, avremo che il vettore rappresentativo della tensione V si troverà sovrapposto al vettore della corrente I, avendo lo stesso angolo φv uguale a φ con i. Quindi in un resistore avremo che
che la tensione e la corrente si dicono in fase. Essendo la differenza quindi tra φ e φ con i uguale a 0, questo ci conferma anche il fatto che l'angolo caratteristico dell'impedenza R è anch'esso 0. Quindi, se noi la vogliamo rappresentare sul piano di Gauss, impedenza Z con R, questa tutta reale e quindi si trova sull'asse dei reali con fase 0. Una caratteristica importante dell'impedenza di un resistore è che questo valore è invariante con la frequenza, cioè l'impedenza del resistore non dipende dalla frequenza. Quindi ZR non dipende, da F. Quindi ZR sarà sempre uguale allo stesso valore R per qualunque valore di F.